Ciao da Valeria, lo spiritello Porcello torna al cinema, ne parliamo dopo il video. Mamma, com'era zio Ciro? Tuo zio Ciro era un santo. Povero zio. Uè, sono zio Ciro. Il suddetto Cimarruta Ciro deve avere un processo. Camorra. Camorra? Mi accusano di essere del clan dei Cicciarelli di Mezzotto. Bassa Italia. Bassissima. Ha indicato proprio casa della sorella per scontare gli arresti domiciliari. Carmela! No. Ricordati che non mi chiamo Carmela. Perché ci hai detto che era morto? Fortuna, non insistere. Ora è risorto. Signore, fa che tutto questo sia solo un brutto sogno? Tras, perché? Entra. Non ti preoccupare, siamo una famiglia, ci vuole intima te, no? Ti prego, dammi un segno. La miglior difesa è l'attacco. Vuoi che lo sparo io? No. Io a questo Ciro non lo saggio, non lo conosco. Butto. La pastiera no. La pastiera sì. Non ho mai visto il signor Giudice. Forza. Non devi dire a nessuno chi sei e da dove vieni. Se ti chiedono, dici che sei il nostro maggiordomo. È napoletano? Rumeno. Servo prima la bagascia. Chi? In rumeno. Polenta. Bagascia. Ma mi ha sputato. Non mi sembra. Ti rispedisco in prigione. Mamma, ti prego. È l'unico ciò che abbiamo. Sei un terrore. Non vuoi capire sì o no che quello è un boss? E gridano sempre, eppure se finisce strena, ma è meglio carcere. Ragazzi, a tavola! Ha fatto l'infame e noi abbiamo chiuso Havoc! Parliamo del sequel di Beetlejuice. E gli ultimi rumors affermano che Winona Ryder è in trattative per tornare nel cast del film diretto da Tim Burton, che potrebbe tornare dietro la macchina da presa anche questa volta. Nei panni dello spiritello Porcello ci sarà sempre Michael Keaton. Winona Ryder, che era già protagonista del primo capitolo, potrebbe infatti tornare nel ruolo di Lydia. L'attrice ha anche affermato che questo nuovo film non sarà un remake, ma un sequel ambientato 27 anni dopo l'originale. Winona ha tenuto a sottolineare che non avrebbe preso in considerazione l'idea di riprendere il suo ruolo se nel film non fossero stati coinvolti Burton e Michael Keaton. Beetlejuice 2 potrebbe avere la luce alla fine del 2014. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video e nel frattempo iscrivetevi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Ciao, alla prossima!